vacanza. Nonostante le previsioni da bollino nero sulle autostrade e di forti piogge attese, migliaia di persone si sono messe in viaggio per raggiungere le località turistiche più gettonate. Costa Vibonese, Ionio, Regino, Catanzarese, le mete preferite. Oliverio Arriace. Il governatore torna nel paese dell'accoglienza per ribadire la vicinanza della regione al sindaco Mimmo Lucano, giunto al terzo giorno di sciopero della fame per non avere ricevuto le risorse destinate ai migranti. Adesso ho paura. All'indomani dell'aggressione subita parla dal letto dell'ospedale il medico anestesista brutalmente picchiato dai familiari di un giovane deceduto. E intanto martedì prossimo l'ordine dei medici della provincia di Crotone e l'azienda sanitaria provinciale hanno organizzato un sit-in di protesta. De Felice legittimo. Lo ha deciso il tribunale di Catanzaro, che si è pronunciato in favore del presidente della società aeroportuale che gestisce i tre scali regionali. Il ricorso era stato presentato un anno fa da alcuni componenti del consiglio d'amministrazione. L'Imbadi in festa. Tradizioni popolari ed enogastronomiche, gli ingredienti principali della 32esima giornata del contadino, che ha richiamato ieri sera nel centro del Vibonese migliaia di persone. Buon sabato da Tiziana Bagnato e da tutta la redazione della C. In apertura il primo vero giorno di esodo estivo. Migliaia di vacanzieri in viaggio nonostante le minacce di maltempo e le lunghe code autostradali. Ecco la situazione che abbiamo trovato stamattina sulle strade. Traffico scorrevole e cielo parzialmente coperto. Ecco come si presenta l'autostrada del Mediterraneo direzione sud. Il primo giorno del primo vero weekend da bollino nero per il momento. Non sta creando particolari problemi ai viaggiatori che hanno scelto mare e coste calabro-siciliane per le loro vacanze. Come sta andando il viaggio? Bene, un po' lungo, partiamo da Milano, però stiamo arrivando. Abbiamo trovato qualche intoppo, però siamo partiti molto presto, ieri sera alle 9. Un po' caldo, faticoso, però vabbè, ce la facciamo. Sei partito da dove? Sono partito da Bergamo, però siamo fermati a Scalea 3 giorni, adesso continuiamo per la Sicilia. Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, le località di partenza. La Costa degli Dei Vibonese, quella Viola di Palmi, lo Ionio Regino Catanzarese, la Sicilia, le mete d'arrivo. Quanti chilometri ha già percorso? 1.500. Partito da dove? Milano, sono 1.400 più o meno. Diretto? Sicilia, Gela. Siete in un pulmino? Un pulmino, siamo in 2 coppie con 3 bambini. Ancora poco siamo arrivati, dai. Siamo partiti presto, erano le 5, insomma, c'è gente, parecchia. E come sta andando questo viaggio? Va abbastanza bene, scorrevole, anche se il traffico è molto intenso, specialmente tra Roma, Napoli, Salerno, è molto molto intenso. Il traffico si intensificherà nella serata, previste lunghe attese agli imbarchi. A complicare le cose, stando ai meteorologi, sarà la pioggia, prevista anche di forte intensità. Ma tra i vacanzieri targati 2018, lo spirito resta positivo, anche se il viaggio non si è partito nei migliori dei modi. Una piccola disavventura. Purtroppo sì, però abbiamo già risolto. Abbiamo trovato una persona più che collaudata. Salute! Buone vacanze! Alessio Bonpasso per la CNews 24. Il governatore Oliverio torna nel paese dell'accoglienza per ribadire la vicinanza della regione al sindaco Mimmo Lucano, giunto al terzo giorno di sciopero della fame per non avere ricevuto le risorse a favore dei migranti. Una conferenza stampa convocata in fretta e in furia per ribadire il sostegno al modello Riace e la vicinanza della regione al sindaco Mimmo Lucano, giunto al terzo giorno di sciopero della fame. Appena appresa la notizia della protesta che il primo cittadino ha messo in atto contro la mancata erogazione delle risorse per il mantenimento dello SPRAR, Mario Oliverio ha alzato la cornetta e telefonato a Lucano. Mi è stato comunicato che sarebbero state assunte misure di definanziamento, gravissima questa decisione appunto da parte del Ministero, gravissima perché non tiene conto appunto di quella che è questa esperienza dal punto di vista proprio dei contenuti, della realtà. Da settembre 2016 la prefettura di Reggio Calabria non eroga le risorse per proseguire i progetti di accoglienza e questo non permette al modello Riace di continuare a vivere. Oliverio non ci sta e suona la carica, mentre Lucano non intende arretrare di un millimetro. Non ce l'ho nessun'altra arma.
sono convinto che stiamo subendo delle ingiustizie. Ilario Balì, per la CNews 24. La cronaca, aggredito con calci e pugni al torace, al viso e alla testa. È la disavventura capitata a Francesco Bossio, anestesista dell'ospedale di Crotone, aggredito giovedì sera da alcuni parenti di un paziente ai quali aveva appena comunicato la dipartita del loro caro. Sto molto meglio rispetto a vantieri sera e a ieri. Credo che il primario di chirurgia oggi mi manderà a casa. Una pagina sicuramente da cancellare per il dottore Francesco Bossio, anestesista dell'ospedale di Crotone, aggredito nella serata di giovedì dai familiari di un paziente ai quali aveva appena comunicato la perdita del proprio caro. Alla ricezione della notizia, i parenti, quattro persone di Rosarno, hanno iniziato a inveire contro il medico, picchiandolo con qualsiasi oggetto capitato sotto mano e prendendolo a calci e pugni al torace, al viso e alla testa. E hanno messo a soqquadro la rianimazione, hanno rotto computer, hanno preso la tastiera e hanno cominciato a picchiare me, le infermiere, due infermiere donne che erano con me, fin quando poi qualcuno è intervenuto, altri infermieri di reparti attigui, e mi hanno aiutato a divincolarmi e a chiedere aiuto al pronto soccorso. Ha paura di eventuali ritorsioni? Sinceramente sì, in questo momento la paura c'è perché sono stato minacciato, ma non solo io, tutti i medici del reparto nei giorni precedenti sono stati minacciati uno per uno con nome e cognome per eventuali ritorsioni sia personali sia sui figli e sui parenti. Giuseppe Laratta per la CNews 24. E intanto l'Ordine dei Medici della provincia di Crotone e l'azienda sanitaria provinciale hanno organizzato per il prossimo martedì 7 agosto un sit-in di protesta che partirà da davanti l'ospedale San Giovanni di Dio per stigmatizzare l'aggressione subita dal medico anestesista. E continuiamo con la cronaca. Sarebbe stato un giovane, già conosciuto dai servizi sociali, l'autore dell'imbrattamento della stela in memoria del leader dei moti di Reggio Calabria, il senatore Ciccio Franco. Il monumento è stato già ripulito, ma il comitato 14 luglio ha sporto denuncia in questura. Lo sdegno anche della nipote Anna Maria Franco. È la seconda volta che registriamo un atto così indegno nei confronti del monumento del senatore Ciccio Franco. Abbiamo espresso le nostre rimostranze, ovviamente civili, democratiche, tutte le istituzioni. È stata già ripulita la stela in memoria del senatore Ciccio Franco, imbrattata nella notte intercorsa tra giovedì e venerdì. Lo scultore Rosario De Seta, autore del monumento, ha infatti provveduto ad eliminare le scritte realizzate con una bomboletta spray. Stamani il comitato 14 luglio, sorto per ricordare la memoria dei moti di Reggio, ha sporto denuncia in questura e gli investigatori stanno provvedendo ad analizzare i filmati della telecamera installata vicino alla stele. La condanna per il gesto vandalico è arrivata da tutte le forze politiche, ma nel contempo il comitato chiede all'amministrazione Falcomatà attenzione e vigilanza per il monumento del leader del Comitato d'Azione per Reggio Capoluogo. Lo chiediamo espressamente all'amministrazione comunale se è possibile installare una telecamera fissa a questo punto davanti al monumento al senatore Ciccio Franco, proprio per preservarlo da ulteriori attacchi vandalici o politici che dir si voglia. È una cosa deplorevole. Nel caso specifico mi è stato detto che probabilmente si tratta di una persona che è nota ai servizi sociali e quindi questo naturalmente mi dispiace. Ciò non toglie che non posso non riflettere sul problema dell'intolleranza in generale. Credo che le istituzioni da questo punto di vista possano e debbano fare molto. Spesso è accaduto che questo monumento sia stato imbrattato. Questo monumento è il simbolo di una persona che ha amato la città, di una persona che ha sempre combattuto, proprio perché anche gesti civili come questi non fossero messi in atto. Angela Panzera per la CNews 24. Un agente di polizia è stato investito da un'auto guidata da un giovane che sarebbe poi risultato positivo all'alcol test. Il fatto è avvenuto all'alba di oggi sulla strada statale 18 Tirrenica nei pressi di Fuscaldo. Secondo quanto si apprende, l'agente in servizio al commissariato di Paola era fermo sul bordo della strada a parlare con un automobilista che aveva bisogno di informazioni. Sul luogo è arrivata un'auto di grossa cilindrata guidata da un 25enne che lo ha investito. L'agente è stato sbalzato in aria e ha riportato diverse ferite e fratture, ma non
non sarebbe in pericolo di vita. È adesso ricoverato nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato l'auto e anche il telefonino del conducente. Cambiamo argomento. Legittime le deleghe, le delibere e i compensi del presidente della SACAL Arturo De Felice. L'ho deciso il Tribunale Civile di Catanzaro, mettendo così la parola fine ad una guerra partita dai soci e dal CDA della stessa società aeroportuale. Mette uno stop alle lotte intestine della SACAL il Tribunale Civile di Catanzaro, dichiarando legittime le deleghe del presidente della società aeroportuale Arturo De Felice e sanando punto per punto gran parte delle contestazioni mosse all'ex prefetto di Reggio. In particolare la sezione specializzata in materia di imprese ha respinto il reclamo proposto dai consiglieri Adele e Renato Caruso e dal socio Lamezia Sviluppo SRL, che chiedeva di sospendere gli effetti delle delibere impugnate in merito alle deleghe di De Felice e i suoi emolumenti. L'assemblea all'interno di cui queste furono adottate sarebbe irregolare secondo i ricorrenti, perché convocata dal solo presidente, ma per il foro non ci sarebbero i presupposti per annullare le decisioni prese. Le deleghe attribuite al presidente gli consentono di gestire qualsiasi atto fino ad una spesa di 500.000 di euro, rappresentare da solo la SACAL davanti a qualsiasi autorità, negoziare rapporti e accordi, comprare e vendere rami d'azienda fino a 500.000 di euro, gestire il personale e gli stipendi. C'è poi la questione degli emolumenti. Per i ricorrenti dovrebbero essere pari a 32.000 euro per tutto il CDA in accordo con la legge Madia, cifra decisamente superiore rispetto alla realtà, ma pienamente legittima secondo il Tribunale. Regolare anche la nomina dell'ex prefetto De Felice, seppur in pensione. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Acque del Crati color marrone a Cosenza. Lo stato di salute del fiume appare compromesso, ma potrebbe non trattarsi di inquinamento. Il servizio. Del Crati non è passato inosservato, attirando l'attenzione di numerosi passanti nel tratto in cui il fiume attraversa il centro storico della città. Chiaramente visibile anche una strana schiuma affiorante sulla superficie dell'acqua, ma soprattutto in prossimità delle briglie lungo le due rive del fiume. L'episodio sarebbe attenzionato dai carabinieri forestali, che avrebbero avviato una serie di rilievi e di accertamenti per verificare l'origine del presunto inquinamento. Questa colorazione di un marrone intenso potrebbe anche essere la naturale conseguenza di un forte temporale, anzi di una vera e propria bomba d'acqua abbattutasi a Monte di Cosenza nei pressi della sorgente del fiume, che avrebbe smosso il fondale. Ma rimane il sospetto che possa trattarsi anche di altro. Non è un caso che la prefettura di Cosenza, con apposita ordinanza, abbia decretato il divieto di circolazione di veicoli adibiti allo spurgo di pozzi nevi nelle ore notturne. In provincia le abitazioni prive di collettamento alla rete fognaria sono centinaia, in particolare nelle aree rurali. Il rischio di uno smaltimento non corretto dei reflui e delle acque neve è sempre dietro l'angolo. Nel Crati finivano anche i fanghi non depurati dell'impianto di coda di volpe, come certificato dall'inchiesta Cloaca Maxima. L'attenzione delle istituzioni sul fiume più lungo ed importante della Calabria è dunque costantemente accesa, anche perché nella loro lunga corsa fino al Mar Ionio le acque sono impiegate per le coltivazioni di prodotti agricoli destinati a finire sulle nostre tavole. E non sono rari eventi come quello descritto da un anonimo utente di Facebook, immortalato in un video e caricato sui social. Sto innaffiando con l'acqua del Crati. Vedete come esce? Rosso. Che c***o tirate in casa acqua? Non si sa. Salvatore Bruno per la CNews 24. E rimaniamo a Cosenza, dove è morto l'avvocato Piero Carbone, tra le figure di riferimento culturali della città. Aveva guidato l'Accademia Cosentina subito dopo Luigi Gullo, è stato per oltre un decennio presidente della Biblioteca Civica e negli ultimi tempi giudice onorario. Nel 1993 si candidò a sindaco di Palazzo dei Bruzzi. Dopo aver ottenuto il maggior numero di consensi al primo turno, fu sconfitto al ballottaggio da Giacomo Mancini. Profondo cordoglio è stato espresso da Mario Chiuto a nome dell'amministrazione comunale. Non mancheremo di onorare la memoria, ha detto tra l'altro il primo cittadino. E ora cambiamo decisamente argomento. Oltre 3.000 persone hanno partecipato ieri sera all'Imbadia alla 32esima edizione della giornata del contadino e noi c'eravamo. Benvenuti all'Imbadia!
Benvenuti all'Imbadi, esclama questo entusiasta gruppo di giovani, un entusiasmo che ha contagiato oltre 3.000 persone giunte ieri nel paese del Vibonese. Gremiti Corso Umberto I e Piazza Marconi per uno degli eventi più attesi e partecipati dell'anno, la 32esima giornata del contadino. Come Proloco cerchiamo di promuovere proprio i prodotti tipici locali attraverso questa sagra. Difatti miriamo proprio a portare avanti, a far scoprire le nostre eccellenze locali, perché ce ne stanno tante. Alla giornata del contadino non poteva mancare il capo dell'Amaro. È la 32esima giornata del contadino, è un appuntamento che si ripete ogni anno ormai da tantissimi anni, e l'Amaro del Capo non può mancare, essendo proprio prodotto in questo piccolo comune della provincia di Vibo Valentia, che è l'Imbadi, dove si ripete sempre questa tradizione, tutta la cultura contadina, la buona gastronomia delle nostre zone, e tutto cibo naturale per digerire un buon Amaro del Capo. Emigrati, turisti e abitanti in piazza per ritrovare i sapori di un tempo, sugo di carne o d'induia, parmigiana, zeppole, formaggi e salumi, a prepararle le massaie del luogo. I stranguiti con l'andura, si scioglie l'andura con l'olio, poi si mette un po' di cipolla, si soffrigge e poi si mette la salsa, semplicemente un po' di basilico fresco. Questi erano i sughi che preparavano le nostre mamme e le nostre nonne. Quest'anno devo proprio dire che sono stati bravi. Si è mangiato benissimo, tutto buono, e adesso questa bella musica che ci tiene compagnia, se la diamo fantastica. Ci si ritrova attorno a enormi tavolate in un clima reso ancora più festoso e cordiale dalla musica popolare che ha infiammato la folla fino a notte fonda. Io ho venuto da Spagna solo per avere la fiesta del contadino. Da dove viene? Da Lucca. E qua l'Imbadi che ci fa? In vacanza. Nel nostro paese si conoscono solo gli aspetti negativi, mentre ci sono molte associazioni che si danno da fare, si impegnano nel sociale. È la festa del popolo, della solidarietà, dell'amicizia, è la festa della gente laboriosa di Limbadi. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24. E intanto è tutto pronto a Stilo per la 20ª edizione del Palio di Ribusa. La rievocazione storica del Rinascimento in programma per stasera è stata presentata in conferenza stampa. Sarà un'edizione speciale quella del Palio di Ribusa 2018, la rievocazione storica del Rinascimento di Stilo nel 450° anniversario dalla nascita del filosofo Tommaso Campanella. Il ricco cartellone degli eventi è stato presentato in conferenza stampa. Tante le novità della festa storico rinascimentale stilese. Oltre 250 gli artisti, i gruppi storici e le compagnie presenti nell'edizione 2018, con autentiche attrazioni internazionali. Un'edizione nuova, eccezionale, straordinaria, piena di artisti, dei migliori artisti, e quest'anno abbiamo per la prima volta un'attrazione molto importante che viene dal Belgio, che è il Pastore del Drago, con Odile che manovra uno scheletro di legno fatto a mano, che hanno un significato anche molto simbolico. Il Palio di Ribusa è un evento storicizzato, riconosciuto e finanziato dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e rafforzamento dell'offerta culturale e turistica presente in Calabria. Ilario Balì per la CNews 24. E adesso lo sport. Il Crotone giocherà la partita di Coppa Italia prevista per domani sera contro la Giana Erminio allo stadio Ezio Scida, con una capienza ridotta a 9.000 spettatori. Le due strutture amovibili per le quali c'è l'ordine di smantellamento non saranno aperte agli spettatori. Intanto è previsto un sit-in dei tifosi rossoblù proprio davanti ai cancelli dell'impianto. Vediamo. A meno di colpi dell'ultimo secondo, il Crotone affronterà domenica la partita di Coppa Italia contro la Giana Erminio allo stadio Ezio Scida, con la capienza ridotta a 9.000 spettatori, ovvero senza utilizzare le due strutture amovibili di tribune e curva sud, per le quali c'è l'obbligo di smantellamento, visto che è scaduto il permesso di occupazione di suolo pubblico lo scorso 17 luglio. Dunque si archivia definitivamente l'ipotesi di un possibile riutilizzo delle strutture appena citate per il primo impegno ufficiale della nuova stagione calcistica della squadra pitagorica. Dopo il NIET ricevuto dal sovrintendente Mario Pagano a una proroga richiesta dal Comune, il caso sembrerebbe essere chiuso in via definitiva. Anche la società sportiva nei giorni scorsi ha avviato la vendita dei ticket per il match di Coppa per 9.000 spettatori, ovvero utilizzando i vecchi settori presenti nell'impianto.
Intanto per oggi pomeriggio è previsto un sit-in dei tifosi rossoblù proprio davanti ai cancelli dell'uscita, che chiedono giustizia rispetto non solo alla questione stadio, ma anche per quanto riguarda il caso Chievo, con la squadra veronese che ormai si appresta a disputare il campionato di Serie A nonostante tutto. Da Crotone per l'AC News 24. E in vista del primo appuntamento stagionale di domani sera contro la Gian Erminio in Coppa Italia, abbiamo sentito l'allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa. Cercheremo chiaramente di fare una partita vera, finalmente. Vediamo un po' a che livello siamo, non soltanto fisicamente, ma anche a livello di carattere, di motivazioni e di determinazione. Appunto, non abbiamo visto video, sarà una sorpresa e vedremo. Faremo di necessità virtù a partita in corso e cercheremo chiaramente di mettere in campo le caratteristiche individuali soprattutto di categorie superiori. E quindi quando queste squadre vengono, soprattutto in una squadra che è appena retrocessa, che ha fatto la Serie A qui a Crotone, non avendo nulla da perdere farò la partita della vita. E come tale bisogna avere a livello di motivazioni, e lo ripeto, motivazioni, determinazione, attenzione, credo che in questo momento possano fare la differenza per far emergere quelli che possono essere i valori individuali dei giocatori in campo. E questa era l'ultima notizia, potete continuare a rimanere aggiornati consultando le nostre testate online, la cnews24.it e il vibonese.it. Grazie per averci preferito e buon fine settimana. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. LACNews 24, edizione giorno alle 14.15, ed edizione sera alle 20.30. LACNews 24, la Calabria che fa notizia.